Buongiorno a tutti dal mio Instagram, eccomi qua, bentornati nel nuovo anno 2020. Parliamo di Milan, Milan che è ritornato con un pareggio 0-0, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Non ho fatto un video riguardo, ma sono molto contento per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Potrebbe darci una mano in questo Milan, speriamo in bene. Ora di Mercato si parla tante cose, di un possibile arrivo di Politano, scambio di Cassini. Sei da un lato pro, da un lato contro, perché io Cassini lo venderei soltanto per soldi. In questo momento il Milan ha bisogno di un centrocampista, venderei Cassini e con quei soldi comprerei un sostituto per Cassini, a meno che non lo scambi direttamente con un centrocampista, quello che serve a Milan. Lo scambio con Politano, mette che sì, insieme allo scambio Politano, per me non è una mossa da fare. Come sono sorpreso dalla Serie A abbia, tra virgolette, regalato Caldara. Il Milan non spetterà nulla nello scambio di Caldara, nel prestito di Caldara, insieme a 18 mesi. Se fa male, ritornerà a noi. Il Milan, se non sbaglio, pagherà qualcosa una parte del contratto di Caldara all'Atalanta. L'unica cosa che magari spetterà almeno una piccola percentuale nel caso di rivendita di Caldara da parte dell'Atalanta. Per me, poi, ora che stava tornando, magari stava pure tornando dall'infortunio, poteva esserci utile, visto che Duarte è infortunato. Il Milan cerca un sostituto di Duarte, può essere Caldara, benissimo, benissimo, può essere Caldara. Quindi domani dobbiamo partire contro il Cagliari, che aspetta una partita non molto facile, che sì che il Cagliari un pochino sta perdendo ritmo nelle ultime partite, ma è una partita difficile, partita dove può darci difficoltà il Cagliari. Poi soprattutto giochiamo fuori casa a Cagliari, il tifo del Cagliari è bello presente, si fa sentire. Vediamo come andrà questa partita. Ricordo che giocheremo domani alle 3. Vediamo, io la partita penso di vederla, però dal telefono in quel momento sono penso fuori casa, quindi spero di seguirla un po' dal telefonino la partita. Quanto riguarda le formazioni, ancora non so, però possiamo andare a cercarle. Vediamo cosa spunta. Vediamo, Cagliari Milan, il programma di formazioni, vediamo cosa dicono. Intanto li sto leggendo da Eurosport.com, il sito. Vediamo, i Cagliari che Olsen importa, poi abbiamo Faragò, Lavan, Pisacane, Pellegrini, Rod, Chigarini, Nandex, Nengolan, Ropedro, Simeone. Bo Una buona formazione proprio per il Cagliari, che ha indisponibili Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Cepitelli e Mattiello. Il Milan invece giocherà col 4-4-2, invece il Cagliari giocherà col 4-3-1-2. Il Milan con Donnarumma, Calabria, Romagnoli e Nandex, Castiglieco, Benanche, Krunic, Çalhanoğlu, Ibrahimovic. Allora, premesso che io è indisponibile Duarte, premesso che io avevo letto, mi sembra forse avevo letto di sfuggire, ma non ho letto attentamente di ricordarmi le formazioni. Avevo letto di una partenza, penso al posto di Castiglieco, avevo letto Paquetá e al posto di Calabria Conti. Vediamo cosa
cosa metterà Pioli contro il Cagliari. Vediamo delle statistiche che il Cagliari ha vinto praticamente solo uno degli ultimi 31 confronti in Serie A contro il Milan nel 2-1 nel maggio 2017. Ha vinto 70 dal 2017 che non vince, completano il parziale 23 successi, rossoneri e 7 pareggi. Il Milan ha perso solo una delle ultime 15 trasferte di Serie A contro il Cagliari 2-1 nel 2017 nel parziale 8 successi e 6 pareggi. Il Milan in battuta da 4 stagioni nell'ultima gara del girone d'andata, 2 vinte, 2 nulle, quindi 2 pareggi. L'ultima sconfitta risale al torneo 2014-2015 contro l'Atalanta a Merkel 3-1. Il Cagliari ha perso tutte le ultime 3 partite di campionato dopo una serie di 13 gare di imbattibilità, 8 vinte e 5 pareggi. I saldi non arrivano a 4 sconfitte di fila da ottobre 2017 quando toccano quota 5. Il Milan non pareggia da 12 trasferte di campionato, 6 vinte e 6 perse. L'ultima volta in cui non ha registrato un pari esterno per più gare consecutive nella competizione risale a ottobre 1950, 14 in quel caso. Il Cagliari ha segnato 20 gol nelle prime 9 gare in Serie A, eguagliando così il suo record di marcature casalinghe a 70 partite nella competizione al pari delle stagioni 1966 e 2016. Da una parte il Cagliari è la squadra che ha segnato più reti su cross in questo campionato, 8 dall'altra nessuno nella regia meno del Milan, 2. 16 reti segnate dal Milan, prime 18 giornate di questo campionato, non è arrivato così pochi gol nei primi 18 turni Serie A del 1985, campionato chiuso al settimo posto. Vabbè. Altre cose che non sono molto importanti, spero che vi sia piaciuto il video, vi invito a condividere, lasciare mi piace, iscrivetevi se non avete fatto il canale e seguite su Instagram, Milanista Pace, non bene mai, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.